signori, buonasera e benvenuti su sannicandro.tv. Questo è Sport Time, il programma di approfondimento sportivo del portale sannicandro.org e sannicandro.tv. Come vedete in studio con me ci sono gli amici del Club Atletico, nel dettaglio c'è il presidente Luca Giagnorio, il vicepresidente Giovanni Demma e il nostro grande professor Caruso, che è un veterano dello sport sannicandrese. Allora, come potete intuire, insomma, parleremo di atletico, di podistica, insomma, di tutto ciò che è Club Atletico a San Nicandro, e poi avremo un piccolo spazio di pallavolo con un grande evento che si sta organizzando per la prossima settimana. Partiamo quindi subito con il Club Atletico, partiamo con il presidente Luca Giagnorio. E io partirei proprio con la storia di questa grande associazione sportiva che insomma caratterizza la nostra città. Allora, vorrei iniziare che il Club Atletico nasce nel 2007 dalla caparbietà di alcuni podisti che ne abbiamo qui presenti in studio. E la caparbietà di questi podisti che vengono da un'esperienza trentennale nel ciclismo, come sono nato io nel ciclismo. E hanno voluto che San Nicandro ci doveva essere un'associazione in cui i giovani delle scuole, i giovani tutti, avevano un punto di riferimento in un club, un'associazione per poter sviluppare le loro attività motorie ed allenarsi, avere dei punti di riferimento con cui poter intraprendere un'attività a livello per primo amatoriale e poi agonistica. Certo. Agonistica. Il Club Atletico già dal 2007 vanta circa una sessantina di soci sostenitori e una ventina di atleti ad oggi. Il Club Atletico possiamo dire che ho organizzato quattro edizioni di mezze maratone in San Nicandro Garganico. Sono delle gare di 21 chilometri e sono state molto elogiate da tutta la provincia di Foggia e da tutta anche dalla regione Puglia, perché sono state le gare che a livello organizzativo, a livello di presenze è stato molto, molto forte in questo. Sì. Poi il Club Atletico ha deciso un attimo di cambiare rotta e ha organizzato la prima mountain running di San Nicandro Garganico, di cui è stata una gara che in San Nicandro, in provincia di Foggia, è unica nel suo essere, perché è una gara che si svolge prevalentemente nello sterrato e in montagna, come dice il titolo della gara. È una gara che quest'anno siamo riusciti a metterla nel circuito di Corricapitanata, che è un circuito che è praticamente un torneo provinciale di cui solo 14 club, associazioni ne fanno parte, sono riusciti ad entrare. È un torneo a punteggi che ogni ragazzo, ogni partecipante che partecipa a questa gara accumula dei punteggi che poi a fine d'anno la FIDA dà dei premi, e allora è un qualcosa in più. Un club d'élite praticamente. Un club d'élite. E di cui questa del 13 luglio, che la faremo quest'anno, ci sarà domenica 13 luglio, non anticipiamo niente, insomma, questo poi ne parliamo un po' con calma anche di tutti gli eventi che saranno diciamo organizzati dal Club Atletico. Io volevo fare una domanda al vicepresidente Giovanni Demma, sempre ricordando diciamo la storia del Club Atletico, ma anche parlare della storia diciamo personale o comunque anche della grandezza di questo Club Atletico che ha portato anche dei campioni a livello nazionale, dei sannicandresi anche ad alti livelli. Certamente il Club Atletico nasce proprio da questa fusione, anche se vogliamo dire ideologica, tra gli appassionati veri, tra i tifosi veri dell'atletica leggera e del podismo e del ciclismo.
fondendo queste due grandi temi, queste due grandi tematiche, cioè l'associazionismo e lo sport in sé per sé, ha voluto che esistesse proprio la sede sociale nel pieno centro di San Nicandro, quindi in Corso Umberto I, come sede istituzionale, quindi sede di discussione, di dibattito, di conferenze e quindi anche luogo dove riunire questi giovani ad avvicinarsi a questo nuovo mondo sportivo dell'atletica e del podismo in genere. Certamente è un onore vedere tagliare il traguardo a Yassin Nazin a San Nicandro Garganico, ma in diversi luoghi. L'abbiamo portato come club atletico sulla pista dello stadio comunale. Stoppo un attimo, solo sì. per dire a tutti, diciamo, i nostri sì, è vero. Telespettatori che c'è stata la maratonina di San Giuseppe, Yassin Nazin ha vinto la maratonina. Quindi puoi continuare. Certo, Yassin Azin è un campione vero, un campione che merita tutta la sua attenzione sia del podismo sia dell'atletica leggera, perché è un ragazzo umile, cresciuto sulla pista di atletica leggera di San Nicandro Garganico e il riconoscimento va a questo ragazzo e a tanti ragazzi che comunque dedicano molto tempo negli allenamenti sulle strade delle provinciali adiacenti a San Nicandro Garganico e sulla stessa pista del nostro campo sportivo. Giovani che, pur non essendo di San Nicandro Garganico, come Simone Infante, Gianni D'Angelo e l'altro Di Gioia, Antonio Di Gioia di Lucera, che hanno in gare di pentathlon e gare di atletica hanno portato il club atletico ad essere nel 2011 il titolo di campione italiano. È stato un onore, è stato un trascinare di onorificenze per il nostro club e soprattutto per la nostra cittadina, perché quello che è stato da sempre considerato uno sport minore, oggi è diventato uno sport che ogni domenica vede tantissimi atleti riversarsi in manifestazioni pubbliche veramente importanti e imponenti come organizzazioni. Che poi diventano anche delle feste di piazza. Certo, diventano delle feste di piazza e soprattutto importante, come diceva prima il Presidente, riportare ciò che è vicino al nostro territorio. Noi siamo un comune collinare e quindi è giusto dare un'impronta collinare con una gara di montagna, sì, come sì. La Monda Running. Io ricordo benissimo l'arrivo l'anno scorso della gara di montagna al Parco Infatti. San Michele, era veramente, sembrava festa patronale, Infatti. Era bellissimo. E proprio. Considerato che anche noi siamo cimentati in questo sport, perché lo facciamo anche noi, siamo degli atleti iscritti sia al podismo e sia alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, girando per le varie gare podistiche della regione, della provincia, dicono però che panorama si vedeva da quella montagna di San Michele dove ci avete portato, una cosa eccezionale dove si vedono le Tremiti e la costa garganica in maniera veramente eccezionale. Sì. Io volevo dare la parola anche al professore Leonardo Caruso, che è veramente uno sportivo, proprio una pietra miliare dello sport sannicandrese, e sono anche emozionato a intervistarlo, perché cioè veramente c'è un'esperienza quarantennale, cinquantennale in tutti gli sport, diciamo dal ciclismo alla podistica. E volevo proprio sapere come è iniziata, ti è venuta proprio la passione dello sport e come trovi anche la motivazione di portarlo avanti giorno per giorno, perché ti vediamo allenarti anche giorno per giorno. Beh, intanto ti devo dire che in quanto a emozione io sono più emozionato di te, e mi capita tutte le volte, da ogni volta che prendo il microfono in mano. Io ho iniziato l'attività sportiva tanti anni fa come ciclista e poi come direttore sportivo, e ricordo che il Velo Club di San Nicandro Garganico, allora posso dire glorioso club nostro, diciamo, ha lanciato tanti atleti, e quindi i dirigenti mi hanno dato l'incarico di fare il direttore sportivo, per cui ho partecipato a tanti corsi, ho imparato tante cose che riguardavano il ciclismo, e soprattutto diciamo mi hanno messo nella migliore condizione di girare l'Italia, di conoscere proprio la crema del ciclismo. Ho partecipato a tanti congressi nazionali,
dove ho avuto l'opportunità di conoscere personaggi davvero importanti che ci sono serviti, perché poi diciamo ci hanno aiutato molto nelle nostre manifestazioni sportive, soprattutto ciclistiche. E qui io alla mia destra ho Luca Giagnorio, che è stato uno dei protagonisti proprio alla grande nella vita del nostro club, e non so se ve lo ricordate, penso di no perché è passato tanto tempo, ma è stato vice campione d'Italia, è stato diciamo un ottimo corridore anche a livello diciamo regionale, è stato campione regionale in pista, campione regionale su strada e vice campione d'Italia ai giochi della gioventù. Qualche settimana fa gliel'ho ricordato, dice proprio era una settimana di ottobre, di quelle ottobrate romane molto calde, in cui mi sono preso un'insolazione, ma lui è tornato a casa con una bella medaglia, il secondo posto a livello nazionale. Quindi abbiamo questo retaggio abbastanza positivo per quanto riguarda il ciclismo. Poi, a dire la verità, le vicende del doping eccetera mi hanno fatto allontanare un pochino da questo sport a cui credo di aver dato tantissimo, e quindi in pratica mi considero un ciclista pentito, però non per questo c'è stata la mia attività. E quindi ancora adesso, come tu ben hai detto, cerco di sopravvivere diciamo facendo allenamento sulla strada di Cagnano, che è una strada molto sicura per tutti quanti noi. E quindi adesso diciamo sono uno dei dirigenti, perché loro vogliono così, questi giovani che io, ecco, vorrei dire un'altra cosa a proposito di giovani. Luca Giagnorio lo considero un mio allievo da un punto di vista diciamo così sportivo, ma non è da meno il qui presente Gianni Demma, che è vicepresidente. Adesso insomma, come vedete, hanno preso il potere insomma dell'associazione. Una volta era guidata da me, ma adesso sono loro che guidano. E quindi Gianni Demma lo conosco da quando avevo 14 anni, quando timidamente era seduto nei banchi di scuola, me lo ricordo, in prima liceo. E però questa sua passione per lo sport, per il ciclismo, non l'ha fatto mai allontanare da me, e quindi io sono molto orgoglioso di questo fatto, di averlo ancora tra noi. Diciamo, proprio ieri ho voluto fare un colpo di pazzia chiedendogli, perché stavamo insieme nella gara che abbiamo fatto ieri, ho detto: Gianni, per la prima volta mi dà questa felicità di arrivare insieme a te, arriviamo insieme, magari per un momento ci diamo la mano per dire che abbiamo corso insieme. E infatti siamo arrivati insieme, ed è stato per me un momento di grande emozione, veramente, ricordando che, ripeto, da quando avevo 14 anni, adesso non voglio chiedergli l'età, ma insomma sono ben felice di aver avuto questo rapporto con questi due ragazzi che sono alla mia destra. Niente, volevo completare soltanto certo, minimamente il fatto del club atletico. Il club atletico, che è una diciamo associazione sportiva, culturale soprattutto e ricreativa, e di questo fatto vorrò tornare poi sopra, su questo aspetto culturale che diciamo dove è molto, in cui, importante, per molto importante per noi, perché lo sport è anche cultura, è un allenamento per la vita. E quindi, come dice il CONI, infatti recita, c'è uno slogan del CONI che dice: lo sport è l'allenamento per la vita, ma è anche un fatto diciamo così culturale. Magari ci torno dopo. Noi lo diciamo sempre in trasmissione che lo sport, soprattutto nei centri piccoli, deve essere un collettore anche sociale, e il club atletico da questo punto di vista secondo me lo fa da padrona, proprio perché è riuscito a portare a livelli anche agonistici molti ragazzi di San Nicandro, ragazzi che comunque hanno trovato uno sbocco importante. Il presidente sicuramente ci può anche parlare di queste esperienze, che possono essere esperienze nazionali, piuttosto che, come diceva anche Giovanni prima, i titoli vinti. Insomma, è un'associazione veramente molto importante da questo punto di vista, perché va ad avere riesce a tagliare le generazioni, cioè da ragazzi veramente molto molto giovani fino al professore, che è un veterano dello sport sannicandrese. Eh sì, dal 2007 che è nato il club atletico, con una squadra di podisti amatori si è deciso di puntare un attimo sui giovani. I giovani siamo riusciti a creare una squadra di allievi e cadetti, allievi ragazzi provenienti da Cagnano, da San Severo, da Lucera,
da Foggia, e una bella soddisfazione tu avere dei ragazzi di San Severo con delle grosse società che ci sono a San Severo e a Foggia e venirsi a iscrivere al Club Atletico San Nicandro. E dunque con questa squadra l'abbiamo affiancato un direttore sportivo, tutto il direttivo gli è stato vicino, gli è stato dietro, e fin quando siamo riusciti a vincere il primo campionato nazionale di corsa campestre a Milano, un campionato di corsa campestre a squadre, 2011, febbraio 2011. Sì, sì. E sono andati a Milano questi ragazzi accompagnati dal direttore sportivi con tutto il supporto del club atletico e sono riusciti a vincere, a avere un ottimo risultato anche di tempi, perché nell'atletica leggera chi fa da padrone sono anche, certo, no? il cronometro. Poi dopo alcuni mesi abbiamo vinto subito l'altro titolo italiano, medaglia d'oro ad Ancona, al Palasport di Ancona, dove Antonio Di Gioia di Lucera, residente a Lucera, che era iscritto con noi, ha vinto il titolo italiano delle prove multiple indoor. Cioè una disciplina molto difficile, perché si accumulano dei punteggi tra il salto in lungo, il salto in alto, i 1000 metri, i 100 metri. Sono un atleta a tutto tondo. Questo qui. E poi di cui siamo riusciti a vincere il campionato italiano. E poi a catena, uno dopo l'altro, molti campionati regionali, molti campionati provinciali abbiamo vinto. Sono stati degli anni veramente d'oro. Fin quando gli atleti sono cresciuti, sono diventati juniores e dunque hanno bisogno di una società che purtroppo noi nel sud Italia, qui a San Nicandro, non possiamo, con tutte le nostre forze, non possiamo competere. E adesso gareggiano con delle società del nord Italia. L'esempio più calzante è proprio quello di Yassin Nanzin, che è proprio lanciato dal club atletico e punta a diventare un perno della nazionale italiana di atletica. Sì. E noi ce l'auguriamo. Ci auguriamo. Allora, un attimo di pausa, un piccolo spazio pubblicitario e poi ritorniamo in studio col club atletico. San Nicandro Web, servizi internet a banda larga. Vieni a trovarci in via Gramsci numero 161 o chiamaci al 368-3164-923. Sala ricevimenti Parco della Laguna, matrimoni, feste ed eventi. Parco della Laguna è a Marina di Lesina. Per informazioni 0882 99 51 62. Istituto Vigilanza Garganica. Servizi innovativi per la vostra sicurezza. Contattaci allo 0882 47 51 70. Eccoci in studio con il Gota del Club Atletico di San Nicandro. Stavamo parlando della storia del Club Atletico, ma adesso passiamo al presente e al futuro.
al presente, perché il 3 maggio ci sarà questo grande evento organizzato proprio dal club atletico qui al campo comunale di San Nicandro Garganico, che vedrà correre sulla pista, sulla nostra pista di atletica, il ragazzo e la ragazza più veloce di San Nicandro. Non so chi vuole spiegare l'evento. L'evento, hai detto benissimo, è un evento importante per la nostra città, è un evento importante per i giovani che hanno l'opportunità di mettere in pratica la loro velocità, lo sport vero e proprio, cioè quello che i quarantenni e i cinquantenni ricordano come una volta si chiamavano i giochi della gioventù, che addirittura si facevano anche sul corso di San Nicandro Garganico con delle gare anche di velocità, delle gare in staffetta e quindi anche di atletica leggera. Il campo sportivo dopo la nuova pista di atletica, credo che questo sia il primo evento che abbia il riconoscimento della FIDAL, la nostra federazione di riferimento di atletica leggera, del comune di San Nicandro, dell'assessorato allo sport e di alcune associazioni di volontariato tipo l'Agape, la Croce Rossa Italiana e il CSV Dauno, che hanno voluto dare il loro apporto e la loro adesione, vista l'importanza del progetto dei ragazzi in pista, che non è solo una gara di velocità, ma è una gara dove mette in pratica il mondo dell'associazionismo, il mondo dell'integrazione e come effettivamente il progetto vero e proprio mette in pratica lo sport contro le devianze giovanili. Perché l'età critica di voler lottare contro questi mali della società odierna è quello di portare i giovani ad occuparsi di sport, certo, e di associazionismo. Due cose che unite possono essere veramente la lotta comune verso le devianze giovanili. Sì, nel dettaglio parliamo proprio di questo evento che sarà molto importante, sono sicuro che ci sarà anche un'ottima partecipazione di pubblico, col presidente, insomma. Sì. Proprio leggevamo che comunque ci sono delle categorie di ragazzi anche molto molto giovani che andranno a partecipare a questo evento, e questa è una cosa molto bella, perché insomma andare a scovare i giovani talenti è sempre una cosa molto positiva. Praticamente l'invito è rivolto ai ragazzi che sono nati dal 2000 al 2007, ragazzi di scuole elementari e scuole medie. E loro si gareggeranno su una gara sui 60 metri, 80 metri, 100 metri e 200 metri praticamente. Organizzeremo, fino ad oggi abbiamo all'incirca 200 iscritti. Sì, perché l'iscrizione la chiudiamo venerdì mezzogiorno, sì, perché vogliamo dare a tutti i ragazzi l'opportunità per partecipare a questo evento, perché qualche ragazzo magari ancora non lo sa, non l'ha saputo, l'ha percepito male, e noi ci metteremo con tutte le forze del club atletico per dar loro il modo di partecipare a questo evento. Il raduno alle ore 9 e alle ore 10 ci saranno le prime batterie. Uh-huh. Abbiamo uno staff tecnico organizzato da alcuni professori di educazione fisica, di alcuni tecnici della FIDAL che vengono da Foggia, da San Giovanni Rotondo, che loro con i cronometri organizzeranno con i cronometri, prenderanno tutti i tempi, organizzeranno le batterie, ci saranno degli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e delle finali. Una volta finita la manifestazione, finita le batterie, ci sarà un Nutella Party praticamente per tutti gli atleti, per i ragazzi, ci sarà un piccolo ristoro con delle bevande di Coca-Cola, aranciata, tè, e un Nutella Party che loro potranno festeggiare l'evento. Indipendentemente dal risultato, l'evento, poi si andrà a festeggiare tutti insieme. E poi ci sarà la premiazione che il club atletico ha previsto, una medaglia per tutti i partecipanti. Verranno premiati tutti i partecipanti dell'evento e i primi tre verrà consegnato un trofeo, un primo, secondo e terzo posto, che ci sarà un podio.
e ci sarà anche al primo classificato di ogni categoria, sia maschio che femmina, ci sarà, verrà data la maglia di campione, il ragazzo più veloce di San Nicandro oppure la ragazza più veloce di San Nicandro. Veramente una gran bella iniziativa per il club atletico. E poi diciamo anche prima, l'hai anticipato tu, ci saranno anche altre manifestazioni che vedranno diciamo protagonisti il club atletico come organizzatore. Sì, sì, ci sarà dopo di questa qui di sabato, andremo subito a organizzare la seconda Monda Running, come ho spiegato prima, che una gara di montagna, che si prevedono anche circa 200 iscritti, perché fa parte del Corricapitanata, una gara che quest'anno abbiamo deciso sempre con lo stesso percorso di montagna, però di l'arrivo e la partenza di portarla a Corso Umberto, sì, dove noi abbiamo la sede, sì, del club atletico, perché abbiamo una sede, ne vogliamo usufruire a 360 gradi di questa sede qui. E questo qui sarà il programma per quest'anno. Quest'anno abbiamo degli atleti che ci, come Antonio Tancredi, Michele Pastucci che nella gara di domenica di ieri è arrivato terzo nella sua categoria, si sta ottenendo bei risultati quest'anno in questa stagione, e anche Antonio Tancredi. E ci abbiamo, per il primo anno abbiamo iscritto 5 ragazze, 5 donne, di cui nei 20 iscritti ce ne siamo 15 ragazzi e 5 donne. Molto molto bella insomma come, sì, come iniziativa. Noi siamo in chiusura di programma, quindi se c'è qualcosa da aggiungere lo aggiungiamo adesso rapidissimamente. E poi possiamo parlare un attimo della maratonina di San Giuseppe, che ha visto vincere proprio Yassin Nazin, e della pallavolo. Non so se volete concludere con... Sì, volevo mettere l'accento sull'aspetto culturale della nostra manifestazione, perché il titolo proprio di questo nostro progetto è la promozione dell'atletica come cultura del movimento. E tutto questo nasce dalla constatazione che oggi ai ragazzi noi diamo troppo poco spazio, certo, in quanto a sport. Ci sono troppi ragazzi che passano troppo tempo vicino ai videogiochi, vicino ai computer. Sono troppi i ragazzi che insomma non fanno movimento oggi, e quindi in pratica ecco, anche sull'aspetto della salute propria, ci sono tanti ragazzi obesi, tanti ragazzi che sono in sovrappeso, e a questi, non solo a questi, noi ci rivolgiamo per, diciamo così, per infondere nelle loro menti proprio l'idea del movimento. Ecco, questo è tutto quanto quello che vogliamo dire, perché riteniamo che d'altra parte ci sta attualmente in televisione il nostro commissario tecnico, che cosa dice? Datti una mossa. Il detto latino mens sana in corpore sano, l'azienda ASICS che dice anima sana in un corpo sano. Noi per questo abbiamo creato un nostro slogan, l'abbiamo creato in inglese, perché i ragazzi oggigiorno studiano tutti quanti inglese, e se verrete al campo sportivo troverete un manifesto dove dice move your body, move your mind, run for yourself. Ecco, appunto, muovi il tuo corpo, muovi la tua mente e corri per te stesso, perché correre significa soprattutto far bene a se stessi. Bellissimo, proprio un'ottima, una chiusura migliore di questa non ci poteva essere. Per passare agli altri sport, come avevamo detto all'inizio, c'è stata ieri la maratonina di San Giuseppe, ha vinto Yassin Nazin, che è uno dei protagonisti storici del club atletico. Al secondo posto c'è stato Mario Del Sordo e al terzo Antonio Di Bari. Per la classifica femminile invece ad aggiudicarsi la maratonina c'è stata Roberta Lomuscio, secondo posto Libera Caputo e al terzo posto Tiziana Sgherza. Per quello che riguarda invece la pallavolo, come avevamo anticipato, ci sarà il primo concentramento misto il 4 maggio alle ore 16:30 al Palaboschetto, palestra della scuola d'Alessandro.
Che cos'è il concentramento misto? Praticamente ci sono delle squadre miste, maschio-donna, che giocano a pallavolo tutti insieme, e in questo, diciamo, primo concentramento tutte le squadre della provincia si sfideranno in un torneo, diciamo, all'interno della palestra della scuola della D'Alessandro, e sarà una bella manifestazione. Detto questo, possiamo chiudere, non abbiamo più altre notizie sportive per quello che riguarda oggi. Colgo l'occasione per ringraziare e salutare ancora una volta il presidente del club atletico Luca Giagnorio, il vicepresidente Giovanni Demma e il nostro mitico professor Caruso per la simpatia e, diciamo, anche le esperienze che ci ha raccontato. Mi raccomando, venite tutti a trovarci al campo sportivo il 3 maggio alle ore 9 di mattina. Grazie. Per Sport Time, per questo lunedì è tutto. L'appuntamento è a venerdì con il TG San Nicandro e lunedì prossimo con una nuova puntata di Sport Time. Arrivederci.